Hai presente un carcerato? Ecco, tipo questo. E lo sapevi che ogni carcerato si sente profondamente giusto? Oh, che peccato. Eh sì, tu mi dirai, ma se sta in carcere avrà fatto qualcosa che non va, no? Ed è vero. Ma lui si giustificherà sempre in nome di una sua giustizia. Eh sì. Allora qui sorge una domanda. Chi è giusto? Ancora una volta ci viene in aiuto Gesù con una famosa parabola, quella del fariseo e del pubblicano. Ossia di un uomo impeccabile che va al tempio, si mette in prima fila, non fa altro che dirsi quanto è bravo e giusto, e poi un altro uomo che invece quasi si nasconde nel tempio. Sta col capo chinato, si batte il petto continuamente, perché non fa altro che dirsi quanto ha sbagliato nella vita. Ora, d'istinto, noi tendiamo a dire guarda quanto se la tira, sto fariseo superbo. Mentre dell'altro diciamo povero pubblicano, lui sì che è umile. Però pensiamoci bene. Il fariseo in realtà sta facendo un esame di coscienza e trova tutto a posto. Perché criticarlo? Insomma, ragazzi, è roba seria. Non ha fatto nulla di male, no? Come forse molti di noi. Invece il pubblicano sta facendo anche lui un esame di coscienza, ma si butta giù, un po' troppo giù. E deprimersi non è una cosa bella. Ma quindi, quale esempio dobbiamo seguire qua? Il fariseo o il pubblicano? Ma secondo me, quindi non è magistero della Chiesa, noi abbiamo tutti e due i personaggi. O quello che mi fa sentire stimato. Il giorno più bello di sempre! Perché ho fatto tante cose belle. E quello che mi fa sentire una schifezza. Sono una pessima figlia. Perché ho toppato un sacco di volte. Forse l'ideale sarebbe fare un esame di coscienza con tutte e due gli atteggiamenti. In altre parole, stai attento da quale parte ti sbilanci. Perché Dio non vuole persone che si gonfiano troppo, ma nemmeno musoni che si disprezzano. Lui vuole persone giuste, cioè che non si sopravvalutano, ma neanche che si sottovalutano. Giuste!